Partirà in anticipo la campagna vaccinale di massa contro il Covid in Toscana. L'avvio delle somministrazioni è in programma per mercoledì 30 dicembre, anziché per il 4 gennaio, come annunciato. Domani dovrebbero arrivare 27.500 dosi per partire con la vaccinazione il giorno successivo. I destinatari saranno gli ospiti e i lavoratori delle residenze sanitarie assistite della Toscana. Poi il 1 gennaio si partirà con la vaccinazione all'interno dei presidi ospedalieri. Medici, infermieri e operatori sociosanitari saranno vaccinati per 3 giorni su chiamata, partendo dai reparti più esposti al rischio, i reparti Covid. Dal 4 gennaio sarà attiva l'agenda di prenotazione per tutti gli altri sanitari. La campagna andrà avanti grazie all'arrivo di dosi con cadenza settimanale. Intanto aumentano le persone ricoverate per coronavirus in Toscana e anche nel resto del paese, mentre sono drammatici i dati degli operatori sanitari contagiati. Per questo, secondo gli esperti, è di basilare importanza che i medici e gli operatori sanitari siano vaccinati. Anzi, si sta pensando a mettere l'obbligo di vaccino per gli operatori sanitari e per chi lavora con il pubblico. Tra l'altro, su oltre 3.000 professionisti contagiati nel sistema sanitario regionale, gli infermieri rappresentano il 45% in Toscana. Lo comunica il sindacato autonomo delle professioni infermieristiche, che oggi ha incontrato l'assessore toscano alla salute, Simone Bezzini. Sono state sbloccate alcune delle questioni sul tavolo, assicurando un nuovo concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nei primi mesi del 2021. La Regione Toscana sta anche valutando la sostenibilità economica per riconoscere l'indennità di malattie infettive a tutto il personale sanitario coinvolto. In corso pure la valutazione sulla possibilità di stabilizzare gli interinali.